Visello, vieni che partiamo. Visello, vieni. Visello. Lui. C'è un po' da... Qua andiamo a 50 watt, dai. 60. 60. È una plessa, però non so. Va bene, ciao Cacirri, siamo qua, io e Visello, è arrivato anche Stefanello con la canottiera da Cacirro. Non so se vedete la canottiera da Cacirro. Cosa qua è la canottiera da Cacirro? Oggi facciamo i due nuovi liquidi by Liquid Vapor presentati al Vape Italy, il clone, clone il James. E il James. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa il suo volto. Quindi signore, partiamo col James, salutiamo Gaetano Calandra intanto. Ciao Gaetano. Esatto, ciao Gaetano. Ciao, grandissimo. Ricordiamo nuovi liquidi Liquid Vapor presentati a Verona. Ricordiamo che qua c'è anche il papillon. Allora il James dovrebbe essere una vaniglia custard. Ah, va. Minchia. Queste cazzo. Ah, un custardone questo. Un custardone. Sì, 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 un custardone, si sente molto molto bene. Non è solo custard. Non è che vedi, non sapevo. Allora, cioè, non diamo delle false notizie, Mi sembrava il naso, non solo custard. Siamo delle... Citron. Ci guardiamo cosa c'è. Citron. Esiste un sito. Cosa sarebbe citron? No, Ughescret. Ughescret. Crema limone. Pasticcera con scorza di limone. Ughescret. Ed è crema pasticcera. Ughescret, chi drente. Primari, vaniglia. Una custard. Sivestato. Con un bourbon, pistacchio tostato e caramello. E una nota di limone. Sivestato. Vaniglia, ce la sento. Bourbon, ce lo sento. Perché sentite una nota alcolica. Sento la nota tostata. Ma il limone io non lo percepisco. Vaniglia, pistacchio e bourbon ci sono. Sì. E probabilmente anche caramello, ma non si capisce molto. Veramente un buon liquido, questo qua mi piace. Buono. Non è... Buono. Non pensavo fosse una custard. Buono ragazzi. Buono, veramente tanto buono. Si sente bene la vaniglia, il bourbon e il pistacchio. Sentite questa nota alcolica, proprio alcol. La nota del bourbon. La nota del bourbon è veramente buona. Sì. È veramente eccezionale. Si sente bene il pistacchio, secondo me. Pistacchio tostato lo senti bene. Sì, il dolce della vaniglia lo percepisci in aspirazione. Sì. E qua io sinceramente gli do anche un 8.5. Gli do anche un 9. Questo è buono. 8.5 anche per me. A me le vaniglie non piacciono tanto. Io non sento il limone però. Il limone non... Non lo percepisco. Neanch'io. Probabilmente c'è troppa roba di altro e quindi... Che copre. Sì. Il James è buono, signore. Provate perché questo qua spacca. Questo è veramente buono, ragazzi. 8.5, 9, 8.5. Se stai lì a cercarlo ti rimane un po' sul palato il limone. Dove? Sul palato. Così? Così? Ah, grande. Sì. Sì. E alla fine è uscito. Chi è uscito? Il Cacirro che c'è. Prendiamo, vediamo avanti con il prossimo. Passiamo bastante. All'altro. Intanto Visello cerca la descrizione. Vabbè, Ughescret comunque. Zwok clone. Ughescret. Minchia. Minchia paura. Oh. No, Ughescret un cazzo. Ecco qua. Se le vuole che le copie le fa essere francese. Le bastarde. Clone. Con l'alieno, credo che sia un alieno bianco, è Ughescret che è Juice for Humans, quindi è un liquido per umani. Umani. Per umani. Allora, è un ice. Dovrebbe essere ice. Un fruttato ai frutti di bosco, sì. Con l'aggiunta del cactus ghiacciato. Sì. Cactus, collice. Andiamo alla V-Fly, col complessa, 54 watt. Andate a vedere il video, bastardi. Il naso è buono, è un bel fruttosino. Non si capisce tanto che cos'è, però. Ma frutto... magari non è fresco, ma deve essere fresco. Perché c'è una bella macedonia di frutta. Sì, lì un dentro. Bel macedonione è buono. Caspita, che bel mix di frutti. Attirati. Evitare. Allora è solo una punta, proprio. No, non lo percepisci. Lo percepisci proprio. All'assaggio è buono. Nel pane? No. Nel spalmato. Spalmato. Buono. Un po' di itch c'è. Cioè, sembra. C'è. Un po' di fresco c'è, sta arrivando, dopo la seconda e terza frappata che arriva. Però vi sembra più un fresco naturale della frutta. Buon fruttato, sembra un pacciamama. Degustibus. Buono. Veramente un buon fruttato con poco ice, il giusto. Alla fine sentite questa nota di cactus. Sì, il cactus anch'io lo percepisco. No, lo percepisco... E alla fine, adesso. Sembra più frutto... Il cactus lo sento sulla punta della lingua. Sì. Io. Ah, capito.
A me sembra più però un liquido ai frutti tropicali, devo essere sincero, non mi sembra un frutto di bosco. Io non riesco a percepirci una nota piuttosto che l'altra, ad esempio, non so, c'è il melone piuttosto che la pesca. È una bella macedonia con frutti strani. Sul centro della lingua proprio questo dolce di misto di frutti. Buono. Sulla punta il cactus e un lieve fresco in bocca. Non è pesante. Ma non ti ammazza la gola come i soliti freschi. No, appunto. Questi signori devono essere i freschi. Sì. Questo è un bel fresco estivo. Perché questo non ammazza il flavor. No, perché li senti tutti gli aromi. Li senti tutti, dal primo all'ultimo. Occhio perché Stefanello si arrabbia. Vabbè. Oh, io sì, qua è una buona macedonia. Nel complesso con l'ice, io gli do un 8. Farei un'altra drippata. Ah, io prima quel voto non gliel'ho dato, 8.5 al Papillon. Sì, l'ho detto? Sì. No, non l'ho detto. Sì, sì, sì. 8.5, 8.5, 9. Cacirro. Cacirro. Sì, un cacirro. Io qua. Io gli do un 9 perché mi piace. Io 8. 9. Perché comunque c'è sempre l'ice che dà un po' fastidio. Però la quantità è giusta, cioè non dà fastidio così tanto. Quindi 8 gli do. Mi piace questo. Buono. Messo in un tank, secondo me ammazza un pochettino quel fresco lì ancora. E senti solo di più la frutta. Veramente un buon macedonia di frutta buona. Sì. Buona. Veramente eccezionale. Non è la solita macedonia però. No. Perché probabilmente essendoci questo cactus dentro ti cambia un po' il gusto. Che però non è proprio una macedonia, perché sembra un misto di frutti di bosco. A me sembra più frutti tropicali, boh, non so perché. Provatelo, anzi provateli entrambi. Sì. Consigliato. Perché sono veramente spettacolari entrambi. Sì. Sia il cremoso che il fruttato. Tutte e due buonissime. Consigliatissimi. Abbiamo fatto vedere il James, fagli vedere un altro. Il James è il clone by Eliquid Vapor. Ringraziamo Gaetano Calandra che ce li ha dati. Distributore. Distributore grandissimo, grazie. Provateli perché spaccano. Quindi, signori, con l'ultima svapata, no, niente, scherzavo. Seguiteci su Instagram, qua su YouTube. Firmate la petizione e se recensiteci su flavorito.it, perché se non fate tutto questo siete dei cacirri e bastardi. Benissimo. Quindi ci vediamo al prossimo video con l'ultima sfavata di Bisello, Stefanello. Di Stefanello, proprio qua nell'obiettivo, che sennò Bisello si arrabbia. No, non sappiamo quando ci vedremo. Ci vediamo al prossimo video con l'ultima sfavata di Stefanello. Va bene, ciao. Ma come cazzo?